Buongiorno, bentornati in questo nuovo vlog, anzi il primo vlog del 2023. Allora, oggi c'è una bellissima giornata, io devo uscire per fare alcune commissioni, devo anche passare al supermercato, quindi sicuramente tornerò molto tardi. Tra l'altro ho uno sconto di 15 euro perché a Natale avevo comprato al Bennett una macchinina giocattolo per il mio figlioccio e mi hanno dato un buono da 15 euro da spendere entro pochi giorni con una spesa minima di 40 euro, quindi pensavo di andare al Bennett così risparmio anche qualcosina, anche perché poi il buono scade e non posso più utilizzarlo. Quindi vado a fare la spesa, i miei giri, varie commissioni e ci aggiorniamo tra poco. Eccomi qua, sono appena arrivata a casa, vi faccio un veloce svuota la spesa. Sono andata al Bennett e ho preso una pasta sfoglia rotonda, era in offerta, mi pare 1,10 euro, una roba simile. Poi di Giovanni Rana ho preso sfoglia velo prosciutto crudo, anche questi erano in offerta, mi pare 2,19 euro. Poi, questi qua mi piacciono, vabbè, in brodo oppure con la panna. Poi 6 uova fresche, queste del Bennett, erano in offerta. Poi, in realtà quasi tutto era in offerta. Poi le carote, una cassa di clementine, 2,69 euro mi sembra. Conveniva di più la cassettina da 2 kg e quindi ho preso questa. Due porri. Questi li ho pagati 1,15 euro. Un ananas che ho pagato 1,12 euro. Un broccolo gigante per fare la pasta, perché in frigo ho le orecchiette fresche e vorrei fare pasta e broccoli. Ne ho preso uno bello grande, pagato 1,50 euro. Mai fatto uno svuota la spesa così. Di solito mi vedete, però questa volta facciamo così. Poi zucchine, ne ho prese 5, 2,26 euro. Gel per la lavastoviglie, ho preso il Fairy perché era in offerta questo pacco da 3, 90 lavaggi, pagato mi pare 8,99 euro.
solito detersivo fabuloso, ipoallergenico, cotechino fresco, tra l'altro questo è molto buono, pagato 3 euro e qualcosa mi sembra. Poi lenticchie Mignon, marchio Bennett, anche queste sono molto buone. Poi c'erano in offerta le Pepsi e ho preso due bottigliette piccole, 50 centesimi l'una. Olio, ho preso il Dante, era l'unico in offerta. Io questo più che altro lo uso soprattutto per cucinare, perché per condire l'insalata o comunque da usare a crudo abbiamo un altro olio. Poi mi hanno dato il calendario. Altra busta, ho preso gli aromi perché, cioè in realtà mi serviva solo la salvia per stasera, però non c'era solo la salvia, quindi ho preso gli aromi misti. Dentro c'è rosmarino, salvia e alloro. Pomodoro di pacchino IGP, 1,19 euro in offerta mi sembra. 5 arance tarocco che ho pagato 2,44 euro. Un pacco di insalata marchio Bennett, il lattughino. Infine un peperone rosso che ho pagato mi pare 1 euro. Vediamo un po'. 93 centesimi. Per cena voglio preparare gli gnocchi di patate viola, le ha prese Omar ieri, che la trovate in un negozietto di frutta e verdura che c'è vicino alla pescheria. Le cercavo da un sacco e finalmente le abbiamo trovate. Adesso peso un chilo di patate, le sciacquo e poi le faccio bollire.
Siamo al giorno dopo. Ieri, non mi ricordo se ve l'ho detto, ma sono passata anche da Bottega Verde per cambiare il regalo di Natale di mia mamma. Non so se vi ricordate, ma ero già passata appunto per cambiare il regalo, ma mia mamma non aveva lo scontrino. L'ha trovato e sono andata appunto ieri e ho preso altre cosine che adesso vi faccio vedere. Allora, gli gnocchi sono venuti buonissimi, perché poi ieri non vi ho più detto nulla, e se vi interessa ho usato un uovo, ho pesato 200 grammi di farina, però non l'ho utilizzata tutta per l'impasto degli gnocchi, sono andata ad occhio, però io ho pesato 200 grammi di farina. Una parte l'ho utilizzata per l'impasto, l'altra per infarinare il tagliere. Ero un po' di fretta ieri, anche perché, come sapete, ceniamo molto tardi, quindi non sono riuscita a farli, diciamo, perfetti anche come forma, però sono venuti molto buoni e li ho fatti burro e salvia, come avete visto. Allora, da Bottega Verde ho preso il detergente intimo Avena e Malva, che mi ispira un sacco, con estratti iperfermentati di avena e malva, peli delicate o sensibili, lenitivo addolcente. Me l'ha consigliato la commessa, mi ha detto che è molto delicato, 250 ml, e questo qua pensavo di metterlo nella doccia. Il detergente l'ho pagato 6,99, se non ricordo male a prezzo intero, non era scontato. Poi ho preso una maschera. Allora, non ho mai provato le maschere di Bottega Verde, anche questa me l'ha consigliata la commessa, mi ha detto che è molto delicata sulla pelle e quindi alla fine ho scelto questa. La maschera era scontata, se non ricordo male, e l'ho pagata 9,99, 50 ml. Maschera olio. Estratti di bellezza, maschera olio con estratto di mango e tè giallo, super nutriente, 98% di ingredienti di origine naturale. Ecco la maschera, magari fatemi sapere se voi avete già provato le maschere di Bottega Verde. Siccome non arrivavo alla cifra, ho preso un'altra maschera, però in tessuto, anche questa non l'ho mai presa. Idratante, emolliente, nutriente, maschera in tessuto con estratto di pesca, olio di avocado e acido ialuronico, pelli normali o secche. Anche qui 97% di ingredienti di origine naturale e va tenuta in posa per 15 minuti. C'erano varie tipologie, ma ho scelto questa. La maschera non era scontata, 4,99. Infine ho comprato un gel igienizzante per le mani, l'ho visto lì vicino alla cassa e siccome l'avevo finito ho detto ma sì, lo prendo. L'ho pagato, mi pare, 2,99 euro, perché in questo scontrino ci sono solo i tre prodotti che vi ho mostrato. Allora, gel detergente mani, gel idroalcolico igienizzante profumato. Ecco qui, 100 ml di prodotto. Proviamolo subito, vediamo un po'. È liquido come detergente, tipo acquoso. Niente male, si asciuga rapidamente, non mi ha lasciato le mani tipo appiccicose. Vediamo un po' cosa c'è scritto. Usalo così, preleva una piccola quantità di prodotto e distribuisci uniformemente sulle mani, strofinandole finché non saranno asciutte. Non serve risciacquo, asciuga velocemente, ed è vero, con aloe vera di origine biologica con 70% alcol. Allora, il profumo non mi fa proprio impazzire, vi dico la verità. Profuma di incenso. Veramente, profuma di incenso. Non so se voi l'avete mai provato, ma a me ricorda l'incenso. Comunque, questo finirà nella mia borsa e basta, non ho altro da mostrarvi di Bottega Verde, però l'altro giorno mi è arrivato un pacco bellissimo da parte di un sito con cui ho già collaborato. Adesso vi faccio vedere tutto. Ecco qua il pacchetto, mi è arrivata una cover per il telefono da parte di Qstype, questo sito. La scatola è stupenda. A parte che è sempre tutto molto curato nei minimi dettagli, nella scatola c'è questo sacchettino con all'interno una borsetta, un accessorio per la tracolla, insomma per la cover, adesso ve lo faccio vedere. Poi un altro sacchettino con all'interno
la cover, poi sono anche comodi questi sacchettini di stoffa tipo in velluto per andare a riporre la cover così non si rovina. E poi c'è la tracolla, imballato perfettamente e come dicevo tutto sempre curato nei minimi dettagli. Vi mostro la cover che ho scelto. Questa è disponibile anche nel colore nero, ma io l'ho scelta beige. Ecco la cover, pelle in microfibra, il materiale ecologico, in odore, ed è vero perché queste cover non puzzano tipo di materiale scadente, non so se mi sono spiegata, ma profumano di pelle. Come vedete questa cover ha il, diciamo, questo porta documenti, porta carte, fatto in questo modo, ecco qua, con cerniera colore oro. L'interno della cover è fatto così, tipo in vellutino. Adesso vi faccio vedere la tracolla. Come vedete è molto larga per essere una tracolla per il telefono. Tutti i dettagli in colore oro. Qui dentro c'è l'accessorio per la tracolla. Un piccolo borsellino, sempre beige, con i dettagli oro, per andare a riporre, non so, le cuffiette, se vi portate dietro i trucchi, un rossetto, dei soldi. Dentro, come vedete, c'è anche l'elastico, quindi potete mettere, per esempio, delle carte. La tracolla si aggancia qui. Allora, uno... qua. Ecco la tracolla agganciata alla cover. Adesso vado ad agganciare questo borsellino, porta documenti, porta cose, non so come chiamarlo. Ecco qua, adesso ve la faccio vedere indossata con il telefono all'interno, così rende un pochino di più. Ecco la cover con la tracolla indossata. Secondo me queste sono comodissime per andare, che ne so, a fare commissioni, per andare a fare la spesa. Così vi portate dietro praticamente solo il telefono e questa tracolla. Qui dentro potete metterci le chiavi, come dicevo prima, per esempio le cuffiette. Facciamo una prova, mettiamo anche queste. Ci mettiamo anche il burro cacao. Ecco qui, e nella cerniera potete mettere documenti, banconote, insomma quello che volete. Come dicevo, è comodissima anche per andare per esempio a camminare, ma per la spesa secondo me questa è fantastica. Così metto la tuta, questa tracolla, così ho il telefono, chiavi, carte, soldi, tutto praticamente in questa tracolla e non devo portarmi dietro la borsa, se non le borse della spesa. Quindi veramente molto bella. Io l'ho scelta beige, ma questa è disponibile anche nera. Se questo non vi serve potete anche rimuoverlo, così vi tenete solo la tracolla. Vi faccio vedere anche come si vede dietro, perché io ho il telefono nero. Così, se vi interessa e avete anche voi il telefono nero, potete regolarvi. La cosa bella di queste cover è che potete renderle sportive, quindi con una tuta, oppure potete renderle anche un pochino più, non dico eleganti, però stanno bene praticamente con qualsiasi outfit. Secondo me, magari con il borsellino risulta più sportiva, senza borsellino potete metterla anche con un jeans, un vestitino, insomma, secondo me stanno bene un po' con tutti gli outfit. Vi lascio il codice sconto che mi ha lasciato Qstype per voi e nel box trovate anche il link diretto al sito. Siamo il giorno dopo, ieri mi sono dimenticata di chiudere il video, quindi lo faccio adesso. Spero di avervi tenuto compagnia, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!